Possiamo iniziare, credo, vedo, ci sono Sì, già prego, parecchie persone. dottoressa. Buonasera a tutti, siamo collegati online, purtroppo sarebbe stato molto bello farlo in presenza, ma ancora non è possibile. Siamo collegati online per questo evento che abbiamo organizzato come Sindacato Specialisti Pediatri, ma aperto a tutti, in cui parliamo di novità sulla vaccinazione antinfluenzale nei bambini. Ringrazio tutti quanti i partecipanti, tutti quelli che interverranno, in primis il professor Alberto Villani, ma anche Roberto Ieraci, Enrico Volpe, la dottoressa Caterina Rizzo, Rosita Cipriani, Antonietta Spadea. Ringrazio tutti coloro che ci sono in ascolto. Ringrazio l'azienda AstraZeneca per il contributo non condizionato e do subito la parola ad Alberto prima di iniziare i lavori, ad Alberto Villani. Buonasera a tutti, è con grande piacere che porgo il saluto anche da parte della neoeletta presidente della Società di Pediatria, la professoressa Anna Maria Staiano, a questo incontro, a cui partecipo con molto piacere e non vi nascondo anche con un po' di orgoglio di essere un pediatra che lavora nella Regione Lazio, dove grazie a delle collaborazioni solide, ha veramente uno scambio che è diventato più che uno scambio, un'integrazione continua di competenze, ma permettetemi dire anche di passione, con molte delle persone che parteciperanno a questo webinar. Cito tra tutti e tutti coloro che sono presenti di fatto, perché Roberto Ieraci, Enrico Volpe, Caterina Rizzo, la dottoressa Rosita Cipriani, Antonietta Spadea hanno dato veramente un valore aggiunto. La dottoressa Cipriani in realtà è della Regione Puglia, però per quanto riguarda la Regione Lazio, a quello che la Regione Lazio sta facendo non solo nella campagna vaccinale per il Covid, è anche qui il ruolo svolto dai pediatri in tutti gli ambiti, sia del territorio che ospedalieri, ci deve veramente inorgoglire, perché è chiaro che è un grande sforzo che richiede impegno, dedizione, non è facile, ma ha fatto della nostra regione sicuramente un esempio in tutta Italia. E questo grazie senz'altro alle altissime competenze dei colleghi igienisti e responsabili dei dipartimenti di prevenzione, agli igienisti, insomma, sostanzialmente, ma credo che i pediatri abbiano veramente operato molto molto bene. E un grazie particolare anche per questa iniziativa. È vero che è stato un anno senza influenza, e questo perché, come per molti altri virus, quest'anno le misure che sono state adottate per proteggerci dal SARS-CoV-2 si sono rivelate poi molto efficaci anche per tutte quelle che sono le altre situazioni che ci esponevano ai contagi come virus respiratori. Però innegabilmente è stato un passo significativo in avanti la campagna vaccinale che è stata promossa e fatta qui nella nostra regione, e ancora una volta grazie infinite a chi, Roberto Ieraci e Antonietta Spadea, per il loro ruolo istituzionale e anche di orientamento di quelli che sono i comportamenti vaccinali nella nostra regione, ma a tutti i pediatri, e permettetemi di dire in particolare a Teresa Mazzone per l'impegno che ci ha sempre messo, c'è stata finalmente quest'anno la possibilità di vaccinare con una indicazione molto forte da parte del Ministero della Salute dai 6 mesi ai 6 anni. Questa che ci si prospetta è un'opzione straordinaria, ma ne sentiremo parlare a breve da persone qualificatissime a farlo, questa della vaccinazione, di questa nuova modalità di somministrazione che renderà sicuramente più accettata e accettabile la vaccinazione e probabilmente molto più diffusa. Un'ultima battuta la faccio da ospedaliero. Quando sento dire che l'influenza non è un problema per i bambini, rifletto sempre sul privilegio da un lato, ma dall'altro anche dalla gravosità di lavorare in un ospedale come quello in cui io ho l'onore di lavorare, in cui invece vediamo cosa può fare il virus influenzale in alcuni bambini, che sono, guarda caso, poi i più fragili, cioè quelli molto piccoli o quelli che hanno delle comorbidità, delle patologie. E stesso discorso vale quando viene detto che il SARS-CoV-2 lambisce i bambini. C'è chi forse ignora che noi abbiamo la fortuna di vivere in Italia, dove c'è un sistema sanitario nazionale che con tutti i suoi limiti protegge la salute, perché da noi è un diritto costituzionale, e se un bambino
ha necessità anche di cure intensive, queste gli vengono offerte, ma molti non sanno che in Brasile sono morti più di 3.000 soggetti in età evolutiva, che negli Stati Uniti ne sono registrati di decessi più di 100, che in India sono centinaia, neanche se ne parla. Quindi questo solo per ribadire che le malattie nei bambini non vanno mai banalizzate. L'opportunità di avere un vaccino che può essere somministrato in maniera così pratica e semplice, credo che sia un'opportunità straordinaria, ma ne sentiremo parlare. Quindi grazie a tutti. E ribadisco soprattutto grazie di farmi sentire orgoglioso di essere pediatra della nostra regione. Grazie, grazie a te Alberto per la tua disponibilità, per il contributo, per la tua presenza, grazie tante. E scusa, prima di passare la parola a Roberto, di introdurre, di fatto è stato già in maniera così sottolineata ed accennato da Alberto che parliamo sostanzialmente della possibilità di effettuare la prossima campagna vaccinale antinfluenzale in età pediatrica con lo spray nasale. E volevo dire due parole ai colleghi perché ormai è risaputo da tutti che abbiamo firmato l'accordo per la vaccinazione anti-Covid come pediatri di libera scelta, come pediatria del territorio. Quindi dirò due parole alla fine di questa riunione anche sull'accordo ai pediatri che saranno o chi vuole sentire che rimanga collegato alla fine del webinar. Detto ciò, passo la parola a Roberto Ieraci che, come Alberto, non ha bisogno di presentazioni, soprattutto qui a Roma e nella Regione Lazio. Ti ringrazio Teresa, mi senti? Sì. Sì. Vediamo che è successo, se riesco a... Vabbè. Perché a volte qui si impappina il mio Mac. Ah. Carlo! Prego, ecco, che cosa vuole fare? Non riesco a condividere lo schermo. Lo sta già condividendo lo schermo, vediamo il suo schermo adesso. Insomma, io non riesco a vedere il mio desktop. Allora, un attimo, la interrompo. Prego, Ok. ricominci. Non è stato spiegato al professor Ghieraci che non doveva vaccinarlo il computer, l'ha inondato ora di fluidi. inondato, inondato, va bene, ok. Non riesco a condividere, vabbè, però ecco, io posso introdurre tranquillamente la mia presentazione. Ecco, ringrazio la dottoressa Teresa Mazzone dell'invito. Noi come Regione Lazio, e in questo poi presenterò Enrico Volpe, che è il vero Deus ex machina dell'organizzazione, della logistica della vaccinazione antinfluenzale nella regione. Quali sono i miei messaggi? Innanzitutto utilizzare questa occasione, e mi ricollego a quello che diceva Teresa sul discorso della vaccinazione Covid, che l'impegno dei pediatri di libera scelta sia massiccio, adeguato e strutturato, perché solo in questo modo noi riusciremo a raggiungere la maggior parte di quelle fasce di età tra i 12 e i 15 anni. Questo è un discorso molto importante. Quello che è successo l'anno scorso per i pediatri è stato fenomenale e fantastico, perché per la prima volta finalmente hanno partecipato in maniera adeguata e per certi aspetti anche inaspettata, vedendo la storia di quello che è successo in questi anni dei pediatri di famiglia. Loro hanno fatto un numero elevato di vaccinazioni antinfluenzali che sono circa 108.000 nel complessivo, ma soprattutto si è visto la loro partecipazione. E spero che questo possa essere riproposto anche quest'anno, perché anche quest'anno noi, come Regione Lazio, in analogia a quanto afferma la circolare del Ministero della Salute, faremo una raccomandazione specifica per i bambini tra 6 mesi e 6 anni. Quindi spero che questo mio auspicio venga raccolto da tutti i pediatri di famiglia, la cui funzione è essenziale, insieme ai medici di famiglia, perché, ripeto, sono loro gli attori principali che sono sul territorio nel campo delle vaccinazioni. E io spero che questo tipo di implementazione dell'attività vaccinale porti a una maggiore personalizzazione. Quindi anche l'ambulatorio del pediatra di libera scelta sia considerato un ambulatorio di prossimità, come di fatto lo è. E soprattutto i pediatri conoscono bene la storia clinica dei loro pazienti, quindi la vaccinazione può essere fatta in maniera più appropriata, più personalizzata. E questo vale per tutti i medici che sono sul territorio, che anche durante la pandemia Covid hanno svolto un ruolo e un'azione, un'attività
diciamo, moltiplicata con tutte le problematiche in essere che ci sono state durante quest'anno. Io spero che quest'anno non ci sia una disattenzione nei confronti della vaccinazione antinfluenzale, perché, come accennava il professor Villani, l'anno scorso i virus influenzali hanno circolato poco, ma in virtù delle misure di distanziamento fisico, dell'utilizzo dei mezzi di protezione personale, ma noi quest'anno potremmo avere, con l'aumento delle vaccinazioni, con l'estensione della vaccinazione, si arriverà sicuramente a una riduzione delle misure di distanziamento fisico, e questo potrebbe facilitare la circolazione di virus influenzali. Abbiamo a disposizione dei vaccini, quindi qui non mi dilungo sul concetto di appropriatezza del vaccino antinfluenzale. Esistono vari vaccini antinfluenzali in rapporto all'età e allo stato di salute. E la Regione Lazio in questo è apripista, veramente innovativa, perché anche quest'anno noi abbiamo svolto, attraverso una gara centralizzata che ci permette importantissime economie di scala, i vaccini più appropriati. Quindi ci sarà il vaccino quadrivalente adiuvato, e questa è una novità per il nostro mercato, perché l'anno scorso era stato introdotto sul mercato americano. Avremo il quadrivalente da cellula, che noi conosciamo benissimo. Avremo, come l'anno scorso, anche il live, il vaccino quadrivalente a virus vivi attenuati. In più avremo una piccola percentuale di vaccino quadrivalente da uova convenzionale, che nella fascia di età tra i 6 mesi e i 2 anni. Quindi la possibilità, la disponibilità di più vaccini in rapporto all'età e allo stato di salute ci favorirà, e soprattutto favorirà l'appropriatezza, nel senso che nelle persone anziane sicuramente è in essere e sarà un numero adeguato di dosi vaccinali per poter vaccinare le persone negli over 65 con l'utilizzo del vaccino più appropriato, che è il vaccino quadrivalente adiuvato, che insieme all'altro vaccino, ma non presente in gara, che è il quadrivalente ad alto dosaggio, sono i vaccini che si sono dimostrati dai lavori pubblicati i più efficaci e più efficienti e soprattutto anche più duraturi nel tempo. A questo punto io introduco l'audio del dottor Volpe, che ha finalmente, abbiamo il piacere di averlo, perché lui raramente va ai convegni oppure presenta i webinar, e lui ci darà un'indicazione molto precisa, molto definita, dell'organizzazione di quest'anno della vaccinazione antinfluenzale nella Regione Lazio. Perché molto rapidamente... Roberto, puoi spiegare, perché noi lo conosciamo bene, ma magari i pediatri non sanno chi sia effettivamente Enrico Volpe, perché è così importante nella nostra strategia. Enrico Volpe è un funzionario della Regione Lazio che lavora intensamente ormai da anni, e devo dire che in tutti questi anni, a partire dal 2000, lui è il vero motore che dietro la campagna di vaccinazione, soprattutto dal punto di vista organizzativo e logistico. Con me e con gli altri coordinatori della vaccinazione antinfluenzale c'è una collaborazione che dura da anni, e diciamo che tutte le nostre indicazioni, tutte le nostre idee, tutte le nostre innovazioni vengono riprese, riorganizzate, allestite anche dal punto di vista organizzativo e logistico, per far sì che la campagna di vaccinazione antinfluenzale, impegnativa come quella dell'anno scorso, e qui ricordo che l'anno scorso la copertura vaccinale ufficiale comunicata al Ministero della Salute negli over 65 ha raggiunto il livello di 68,4, con un enorme balzo rispetto all'annata precedente. Quindi Enrico, diciamo, è lo strumento, io lo chiamo lo strumento logistico organizzativo, che ci permette comunque di avere un piano operativo regionale adattabile, flessibile e fortemente rivolto ai professionisti sul territorio, perché in modo da poterli facilitare per l'espletamento dell'atto vaccinale ai propri pazienti, ma in generale in tutte le fasce d'età. Quindi mi sembra che la sua presentazione sia veramente appropriata. Quindi iniziamo con l'audio di Enrico Volpe. E buon pomeriggio Roberto Ieraci e buon pomeriggio Teresa Mazzoni, buon pomeriggio. Allora, intanto vi dico questo, io vi sto mandando delle tabelle con dei dati, e i dati riguardano prevalentemente, ma non solo, comunque poi lo vedrete, sono tabelle, chiaro, molto chiare, molto esplicite e anche credo molto interessanti,
che riguardano l'attività vaccinatoria dei pediatri di libera scelta, dei pediatri di famiglia, durante l'ultima campagna di vaccinazione antinfluenzale, le caratteristiche della loro partecipazione all'intervento e poi nell'ambito della regione l'attività complessivamente svolta sui minori, sui soggetti di età compresa fra i 6 mesi e i 17 anni. Allora, intanto vi dico che si tratta di dati estremamente aggiornati, che anzi stiamo rapidamente elaborando anche proprio perché potessero essere messi a vostra disposizione in occasione di questo evento. Se considerate ad esempio che la ricognizione sulle caratteristiche dell'attività dei pediatri nel corso dell'ultima campagna, e quindi sul fatto se abbiano partecipato vaccinando all'interno del proprio studio o all'interno di strutture messe a disposizione dalle ASL ed altri aspetti connessi appunto alle modalità di registrazione prescelte, insomma lo sapete, al regime tariffario concordato e via dicendo, insomma. E questa ricognizione si è terminata il 31 di maggio, quindi veramente pochissimi giorni fa, con i dati dell'ultima ASL rispondente, che sarà quella di Latina, e i dati completi della campagna sono stati formalmente comunicati al Ministero il 27 di maggio, quindi anche in questo caso pochissimi giorni fa. Si tratta di dati sostanzialmente completi, anche se continua ancora l'attività di consolidamento delle basi dati sulle piattaforme, quindi potrebbero esserci anche dei leggeri incrementi e delle numerosità, insomma, rappresentate nei vari aggregati, ma comunque, insomma, si tratta di dati oramai sufficientemente rappresentativi, insomma, di quello che è stato l'intervento. Allora, diciamo che i messaggi da mandare sono sostanzialmente questi. Allora, l'intervento dell'anno scorso è stato un intervento di proporzioni straordinarie. E, diciamo, i dati che come al solito, in maniera un po' esponenziale, insomma, sono maggiormente rappresentativi dell'intervento, parlano da soli, perché insomma abbiamo avuto un totale di quasi 1.659.000 vaccinazioni erogate rispetto alle 966.000 dell'anno precedente, quindi un aumento del 72%. Per dire il dato che normalmente viene poi comunicato e in qualche modo rappresentativo, no, di quello che poi è uno dei principali obiettivi target della campagna, la copertura sull'anziano dai 65 anni in poi è passata praticamente dal 52,7% al 67,7%. Cioè un buzz di 15 punti percentuali in una sola stagione. E questi sono dati quindi che significano molto. Ma possiamo dire quest'anno che altrettanto e forse più eclatanti di questi dati, che sono quelli che poi, di cui poi normalmente si parla, sono i dati riferiti alla partecipazione dei pediatri di famiglia. Perché anche qui insomma, siamo di fronte a un'escalation straordinaria. Se pensate che siamo passati da 9.197 vaccinazioni erogate da pediatri nella campagna precedente a 108.165 vaccinazioni. Cioè è un incremento che non è neanche misurabile sostanzialmente in termini aritmetici. È come se stessimo parlando di tempi diversi, di luoghi diversi, anche di interventi diversi, eppure si tratta dello stesso tipo di intervento a distanza di un anno. E parimenti è fondamentale l'aumento della partecipazione dei pediatri all'intervento. Ci eravamo posti un obiettivo che sembrava francamente molto ambizioso, che era quello di arrivare ad avvicinare. Non si sente. 9,2% è una partecipazione del 58,6%, da 149 a 440 pediatri. La partecipazione è triplicata. Allora, io dico questo, e innanzitutto un ringraziamento. Un ringraziamento che va a due categorie di soggetti. La prima categoria di soggetti è la rappresentanza organizzata della pediatria. Perché la rappresentanza
Maria è stata fondamentale in questo processo, che è stato, credo di poterlo dire, di poter affermare, un processo partecipato, dalla fase di pianificazione alla fase di realizzazione e, come si vede, anche nella fase di valutazione. E con proposte, suggerimenti, impulso, collaborazione ai massimi livelli, impegno ed edizione. E quindi io inviterei veramente anche il singolo pediatra, se ha dei suggerimenti, delle proposte, delle considerazioni, delle critiche, ovviamente, soprattutto le critiche, allora queste devono essere veicolate attraverso le rappresentanze organizzate della pediatria, perché le rappresentanze organizzate della pediatria hanno dato e stanno dando un grosso contributo, un fondamentale contributo alla realizzazione di questo intervento. Il secondo ringraziamento poi va anche al singolo pediatra. Questo vorrei dirlo a Teresa, a Roberto, cioè noi non si sente. Carlo. Carlo. Sì, bisogna un attimo interrompere. Vai solo con la condivisione dell'audio. Responsabilità, una chiamata alle armi, perché se no non ecco, si ritornavo. Un intervento di questo genere. Quindi veramente la campagna di vaccinazione del 2020-2021 è un discrimine. Cioè c'è un prima e c'è un dopo. E questo in qualche modo condiziona anche, diciamo così, l'obiettivo e la parola d'ordine che ci dobbiamo dare per la prossima. E dopo possiamo entrare nei dettagli, ma nella realtà la parola d'ordine è una sola. Noi non vogliamo tornare ad essere quelli di prima. E se c'è stato un prima e un dopo, noi vogliamo essere quelli di dopo. E quindi il risultato, che è un risultato molto positivo, molto lusinghiero, mantenuto, e non sarà fatto una cosa facile. E poi, se possibile, va anche migliorato. E questo, tra l'altro, in una cornice come quella della seconda ondata del Covid, in cui quindi c'erano tutte le differenze, tutte le difficoltà che sappiamo in merito all'organizzazione dell'attività all'interno degli studi, sia dal punto di vista assistenziale, sia da tutti gli altri punti di vista. Quindi la prima parola che mi sento di dire è veramente un grazie, condita però di tutte queste osservazioni a cornice, quindi un grazie, diciamo così, strutturato. E cosa vogliamo fare per la prossima campagna? Beh, diciamo che l'anno scorso abbiamo messo dei pilastri e credo che questi pilastri vadano mantenuti tutti. Quindi le categorie target saranno le stesse, perché abbiamo già comunque molte categorie inserite all'interno dell'intervento con obiettivi molto ambiziosi. E quindi credo che siamo una delle poche regioni che ha formalmente inserito la fascia d'età 6 mesi 5 anni, a prescindere dalle condizioni di rischio, tra le categorie destinatarie dell'intervento. E quindi credo che questo sia un dato che comunque qualifica la partecipazione della Regione Lazio. E tra l'altro, nell'ultima circolare ministeriale, insomma, voglio dire, non è che ci siano stati cambiamenti particolarmente significativi da questo punto di vista. Quindi le caratteristiche, gli obiettivi di copertura da raggiungere, comunque sono obiettivi sempre incrementali, come nella natura di questa campagna, sono sempre quelli. E la cornice organizzativa, nell'ambito del processo partecipativo, che adesso partirà con le rappresentanze organizzate, quindi sentiremo quello che ci dicono, però chiaramente, sicuramente molte dei setting, molto del partner organizzativo, chiaramente viene confermato, perché comunque è andato bene, insomma è stato di sostegno e di supporto, anzi deve essere migliorato, deve essere migliorata e aumentata la partecipazione, deve essere aumentata e migliorata la possibilità di vaccinare sia all'interno dei propri studi sia all'interno delle strutture delle ASL. Anche se poi, come sapete, noi abbiamo sempre detto che una preferenza noi vorremmo averla sempre per la partecipazione del pediatra attraverso la vaccinazione. Carlo. Carlo, non si sente. Carlo.
Secondo me bisognerebbe far sentire solo l'audio, così che sta completando. Beh, comunque possiamo riprendere. Scusate, è saltata proprio la connessione. Carlo, ci sei? Quest'anno, oggi c'è stato un problema sul web. Che risolvano questo problema. Quello che possiamo dire noi, Roberto, sì, è che abbiamo già, in un certo senso, siamo stati già contattati nella regione un po' di tempo fa, prima ancora che questi dati fossero definitivi, per riprogrammare la nostra attività sul territorio. Devo dire che io sono molto contenta dei risultati, ci siamo impegnate molto, non tutte quante le organizzazioni sindacali in maniera adeguata, e abbiamo portato a casa un grande risultato che speriamo di poter consolidare e di garantire anche per l'immediato futuro, per settembre-ottobre, ed in qualche modo anche di replicare adesso la vaccinazione per SARS-CoV-2. Sì, io su questo ho piena fiducia, perché la partecipazione di questi professionisti è fondamentale anche ai fini di una medicina di prossimità e di precisione, perché è chiaro che il pediatra conosce i propri bambini, quindi è tutto più facile, tutto più semplice. Io penso che le strutture, le istituzioni, cioè la ASL di fatto, deve e stimolare la logistica, nel senso di favorire anche il professionista, nel senso soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento dei vaccini, perché diciamocelo chiaro, se l'anno scorso c'è stato un problema, c'è stato un problema sull'approvvigionamento, e noi dobbiamo riuscire a trovare una soluzione che aiuti e che favorisca comunque che il professionista che partecipa alla campagna sia facilitato, perché questo aiuta moltissimo, perché devo dire che l'anno scorso abbiamo fatto una grandissima campagna vaccinale, e l'ha detto direttamente il Volpe, sul fatto che siamo partiti da una massa enorme di vaccini e siamo riusciti a farne tantissime, addirittura con un balzo pazzesco del numero di vaccini distribuiti e somministrati. E questo ha aiutato moltissimo. Se volete possiamo provare a al mandare, ditemi voi quando. Scusate. Sì, vai. Così concludiamo. Una conferma che significa un impegno particolare, perché poi ovviamente c'è anche una cornice economica di supporto importante, e c'è una cornice organizzativa da mettere in piedi non indifferente, quindi diciamo che il confermare questo pattern organizzativo e non fare passi indietro rispetto a questo pattern organizzativo è già, diciamo, un'acquisizione importante. Poi è chiaro che si cerca di intervenire sulle criticità. Allora, noi una grossa criticità che abbiamo avuto l'anno scorso è stata la regolarità delle forniture di vaccino, soprattutto a carico di una tipologia vaccinale, che era la tipologia vaccinale del vaccino convenzionale prodotto in uova, perché indiscutibilmente la domanda di questo vaccino è esplosa, l'offerta di questo vaccino non riesce a reggere l'incremento della domanda, ed è così anche quest'anno, e quindi bisogna tentare sempre di più di svincolarsi dalla necessità di utilizzare questo vaccino. La regione quest'anno ha fatto una scelta di fondo, ha deciso di utilizzare il vaccino prodotto in uova prevalentemente, solamente convenzionale prodotto in uova, quindi non potenziato né adiuvato, quindi tanto per essere chiari, Vaxxit, Hipofluarix, insomma, vaccini di questo tipo, esclusivamente per quelle categorie che possono utilizzare solo vaccini di questo tipo, e quindi per la fascia di età 6 mesi 2 anni. Per il resto noi nella nostra regione utilizzeremo innanzitutto un altro vaccino convenzionale, che è un prodotto avanzato, che è un prodotto innovativo, che siamo stati la prima regione ad utilizzarlo tantissimo, cioè il Flucelvax, e a cui adesso stanno ricorrendo moltissime altre regioni, ma la regione Lazio è prioritaria rispetto alle altre regioni.
dottore. E quindi questa è una prima scelta molto importante, perché è un vaccino di utilizzo generale, tra l'altro può essere utilizzato insomma da 2 mesi ai 17 anni, quindi con caratteristiche di assoluta sicurezza ed efficacia. Soprattutto quest'anno noi avremo questo vaccino che comunque è già stato fornito al produttore al 100% del lotto garantito già l'anno scorso. Noi avremo questo vaccino in tempi ancora più anticipati, ancora più sicuri rispetto all'anno scorso. Quindi noi potremmo avere il totale della fornitura richiesta dalla nostra regione per questo vaccino, che poi chiaramente può essere utilizzato anche per le classi di età superiore, già a partire proprio dall'inizio della campagna e praticamente per tutti i quantitativi andati in gara, quindi una garanzia molto importante. E poi la regione ha fatto una scelta particolare, che è quella di andare sul vaccino spray. E si tratta di un vaccino che per la prima volta ha trovato un canale di distribuzione in Italia, ma in realtà è un vaccino già ampiamente utilizzato, la cui efficacia, la cui grandissima efficacia, la cui totale sicurezza sono già documentate e che ha garantito nei paesi in cui è stato utilizzato di raggiungere grandi livelli di compliance nell'adesione all'intervento, sia da parte dei medici vaccinatori che da parte dell'utenza, e quindi grandi livelli di copertura. Chiaramente il parlare di questo vaccino è l'oggetto di questo evento, quindi parleranno dopo di me persone molto più competenti, però ecco, questa è una scelta importante. In questo momento la Regione Lazio, noi stiamo monitorando attentamente tutte le gare che si stanno svolgendo in Italia, e la regione che ha acquisito il maggior quantitativo di questo vaccino, 110.000 dosi, con la possibilità anche di un ulteriore incremento fino al quinto d'obbligo, e siamo superati in questo solo dalla Lombardia, che però mi risulta non abbia ancora aggiudicato il lotto, quindi per il momento ho solo fatto una richiesta, quindi pensiamo di andare risolutamente verso l'uso di questo vaccino, che comunque potrà essere utilizzato insieme appunto anche al Flucelvax, insomma, per chi vuole rimanere sui vaccini con una modalità iniettiva. Però è chiaro che il vaccino spray per se stesso obiettivamente garantisce una migliore adesione all'intervento, perché è una modalità molto più semplice, insomma, molto più attrattiva, no? Sia per chi lo deve erogare sia per chi lo deve ricevere. E d'altra parte va detto che noi informalmente abbiamo ascoltato, prima di fare una scelta di questo genere, sia la FIMP, sia Teresa Longai, sia appunto CIPESISP, quindi anche Teresa Mazzone, per avere, diciamo così, un orientamento verso questa scelta, e l'orientamento è stato positivo. Quindi diciamo, quest'anno cerchiamo di introdurre all'interno della campagna un'innovazione organizzativa importante, con una legittima speranza che questo possa contribuire a migliorare l'intervento. Il vaccino su uova, vi dico subito, sarà disponibile solo a novembre inoltrato, probabilmente verso la fine del mese di novembre, e considerate che questo sarà per tutto il vaccino convenzionale prodotto in uova sul territorio nazionale. E, per noi chiaramente sono quantità molto ridotte, destinate a una platea molto, molto ristretta, che chiaramente potrà sempre creare un piccolo onere di carattere organizzativo, perché comunque si tratta di bambini molto piccoli che dobbiamo vaccinare nei tempi più rapidi consentiti con 2 dosi, però è una cosa che sappiamo fin dall'inizio. Quindi sappiamo fin dall'inizio come organizzare le nostre agende, con una disponibilità di vaccino immediata e con grandi dosi di vaccino degli altri due tipi, e con una disponibilità quindi ridotta di vaccino e anche differita nel tempo, ma solamente per il vaccino convenzionale prodotto su uova. Quindi diciamo è in termini di pianificazione anche dell'agenda vaccinale individuale, insomma, questo sicuramente garantisce un miglioramento significativo rispetto all'anno scorso. Perché poi, se togliamo la criticità legata ai tempi di fornitura, alle quantità rifornite di vaccino, veramente si può dire che l'anno scorso poteva andare anche molto meglio.
Noi siamo pienamente consapevoli del fatto che soprattutto nel mese di ottobre moltissimi pediatri hanno dovuto rinviare, se non addirittura annullare e differire le proprie agende individuali, proprio perché il vaccino non è arrivato nei tempi e nei modi che pure erano stati garantiti. E per cui quest'anno, insomma, stiamo cercando di intervenire appunto proprio su questo versante. E io mi fermerei qui, nel senso che comunque, diciamo, a grandi linee i messaggi da portare sono questi. Un piccolo appunto finale lo farei dal lato perché vedo che è un argomento di discussione all'interno dell'evento, un argomento anche molto interessante, che è quello della vaccinazione nelle scuole. Allora, io vi dico subito questo: la regione per il momento non ha preso in considerazione un'ipotesi di questo genere, ma come per tutte le cose che riguardano le vaccinazioni, in cui la nostra regione penso di poterlo dire perché sostanzialmente ci viene riconosciuto da moltissime parti una regione all'avanguardia sia nella scelta dei prodotti che nella scelta delle modalità gestionali, delle sperimentazioni organizzative, la regione è in una posizione di ascolto. Quindi sapere che ci sono state esperienze, chiaramente non solo all'estero che ben conosciamo, non solo nel passato del nostro paese, ma anche attuali d'Italia, fa piacere ed è sempre motivo di grande interesse. Così come sapete anche che ci sono realtà nella nostra regione che sarebbero pronte a partire con delle esperienze pilota. Abbiamo parlato con Antonietta, con la dottoressa Spadea, anzi abbiamo chiesto che se la Roma 1 ha un'intenzione di questo tipo può intanto cominciare a presentare una proposta sia di tipo tecnico sia di tipo organizzativo. La vaccinazione delle scuole è un tema che va trattato in una maniera presumibilmente più complessiva, però insomma, ecco, quindi non è in questo momento all'ordine del giorno, però lo potrebbe anche diventare. Quindi diciamo che siamo, come ho già detto, in una posizione di ascolto. Quindi questo è un pochino quello che mi sento di poter dire in questa sede. Se dovessi partecipare, chiaramente posso rappresentare, insomma, lo stesso tipo di messaggio, però sarebbe un pochino quello che vi sto dicendo. E poi, insomma, se potessi sempre partecipare, chiaramente conoscendomi cercherei anche di sentire un pochino, no? Poi l'andamento della discussione. Però, diciamo, per il momento, ecco, questo è quello che vi posso dire. Quindi adesso vi manderò queste tabelle, poi casomai ci sentiamo nei prossimi giorni e vediamo un pochino come si mettono le cose. Però penso che già da questo punto di vista, poi d'altra parte mi pare che l'intervento programmato fosse di 10 minuti, un quarto d'ora, quindi comunque bisognava dare, secondo me, dei messaggi. Cioè, quando la regione partecipa come istituzione a questi eventi, è importante che dia il senso delle cose che si sono fatte e delle cose che si vogliono fare, e anche il senso di come stanno andando le cose. Allora, il senso di come stanno andando le cose è che questa regione ha un interesse spasmodico per il tema vaccinazione. Cioè, il tema vaccinazioni, che fino a qualche anno fa, nonostante comunque i risultati lusinghieri conseguiti a livello regionale, era un tema che non era ai primi posti dell'agenda, adesso è un tema che è perennemente ai primi posti dell'agenda. E non stiamo parlando della vaccinazione Covid, stiamo parlando proprio della vaccinazione. Quindi parlare delle vaccinazioni significa parlare di un'attività che è considerata core in questa regione dal punto di vista della sanità pubblica. Quindi è importante dare questo tipo di messaggio, con tutto quello che ne consegue, perché chiaramente una consapevolezza e una presa di indirizzo di questo tipo significa poi chiaramente e coerentemente chiaramente perseguire, diciamo, i migliori obiettivi in questo settore. E comunque io vi saluto, spero di avervi dato delle idee e dei temi e degli indirizzi utili per l'evento. Adesso fra poco vi mando anche le tabelle, ci sono tanti altri elementi da tenere presente. Considerate che, ecco, vi dico solo questo, insomma, i pediatri, come ho detto, hanno effettuato più di 108.000 vaccinazioni, probabilmente alla fine arriveremo anche a 109.000 sulle piattaforme. Ma considerate che noi abbiamo effettuato sui bambini quasi 170.000 vaccinazioni per un numero di persone vaccinate, perché chiaramente molte sono anche seconde dosi, superiore ai 110.000 soggetti.
sono stati vaccinati anche moltissimi bambini proprio della fascia d'età 6 mesi 5 anni, e gran parte di questi bambini non sarebbero stati vaccinati in condizioni normali, cioè fino all'anno precedente, perché non portatori di ulteriori condizioni di rischio. Ma l'età così precoce è una condizione di rischio molto importante, perché è proprio l'età, insieme a quella all'età molto avanzata, in cui poi se arriva la malattia, arrivano anche le complicanze più importanti. Quindi diciamo che già solo da questo elemento, che voi troverete nelle nostre tabelle, tra l'altro con delle stime di copertura fatte sulle categorie target che hanno, diciamo, una base demografica, puramente demografica, e quindi sulla base della quale si possono fare delle stime di copertura. Ecco, noi su quella classe di età non avevamo una copertura, cioè la stima di copertura era talmente irrisoria che non poteva neanche essere espressa in percentuali, doveva essere espressa in millesimali, ma non in percentuali. Oggi abbiamo una copertura, ripeto, fatta di soggetti che fino all'anno precedente, in quanto non portatori di ulteriori condizioni di rischio, non sarebbero stati vaccinati all'interno dell'intervento e che oggi invece sono stati vaccinati. E tra parentesi vi dico, visto che mi sta ascoltando anche Roberto, ma comunque credo che interessi a Teresa, che interessi a tutti, lo stesso discorso può essere fatto ad esempio per la classe di età 60-64 anni. Anche in quel caso questi soggetti oggi sono dei soggetti sostanzialmente anziani. Quindi vengono vaccinati tout court, prima venivano vaccinati solo se avevano delle patologie. E anche qui, cioè, noi abbiamo avuto un guadagno netto di decine di migliaia di soggetti all'interno di queste categorie, per così dire, di espansione dell'intervento, molto importante. Quindi non è stato semplicemente mettere su carta le nuove categorie target, ma è stato. E poi nella pratica concreta, insomma, realizzare già una parte di questo obiettivo. Quindi credo che sia molto importante, perché comunque dà un indirizzo a tutti coloro che partecipano all'intervento, perché l'intervento va guardato nel suo complesso ed è un intervento che diventa sempre più un intervento complessivo, sempre più un intervento che risponde proprio, se vogliamo, alle filosofie e ai dettami del calendario della vita. Cioè è una vaccinazione per la quale noi veramente cominciamo a vaccinare il bambino piccolissimo e arriviamo a vaccinare il grande anziano. E quindi è forse quella che meglio di ogni altro interpreta, no? Questa filosofia del calendario vaccinale per la vita. Comunque io vi saluto, vi ringrazio tanto, come sempre questi eventi sono fondamentali. La partecipazione purtroppo è sempre molto condizionata da altre situazioni, in questo caso anche da situazioni di carattere personale, però penso di avervi dato, insomma, delle idee, delle ispirazioni, insomma, così. Dei suggerimenti che hanno una loro validità e un loro contenuto. E buon lavoro a tutti e due, e buona giornata e anche buon fine settimana. Bene. Va bene, Roberto, che ci fai vedere le tabelle? 10 minuti, se no abbiamo già ampiamente sforato. Lo facciamo alla fine queste tabelle, quando tu Ok. parlerai dell'intervento Covid. Ok, allora posso far parlare Caterina, che grazie per essere intervenuta, Caterina, è un vero piacere, è un grande onore. Io ti cederei la parola, che così ci spieghi tecnicamente, ecco, vediamo nei dettagli più scientifici cosa succede con lo spray nasale. Grazie. Ti ricordo Grazie i Teresa. tempi un Sì, po' sì, sì, contenuti. sì, sì, sì. Grazie. Come potrete vedere, la mia presentazione è fatta di 10 slide proprio per evitare di andare troppo oltre, quindi anzi ti prego di bloccarmi se dovessi, come dire, andare oltre. Grazie prima di tutto Teresa per questo invito, grazie a te, saluto tutti i colleghi e quello che cercheremo di fare insieme in questi prossimi 10 minuti è proprio quello di capire quale sia l'efficacia di questa vaccinazione. E quali sono i vantaggi in generale? Abbiamo sentito che Fluence Tetra sarà disponibile su larga scala per la prevenzione di influenza della stagione 2021-2022.
È un vaccino antinfluenzale vivo, attenuato, quadrivalente, quindi anche qui è possibile darlo in bambini sani, che ovviamente non abbiano condizioni particolari. È una sospensione spray nasale molto semplice da somministrare e le indicazioni terapeutiche prevedono che possa essere utilizzato come profilassi dell'influenza nei soggetti di età compresa fra i 2 anni e i 18 anni, quindi anche questo diciamo ci dà una grande facilità di utilizzo, soprattutto come abbiamo sentito a livello dello studio medico. Una premessa molto importante va fatta quando si parla di efficacia dei vaccini, in particolare dei vaccini antinfluenzali, perché dobbiamo distinguere quella che è l'efficacia che viene calcolata all'interno dei trial clinici randomizzati, quindi che è la protezione diretta ad un individuo vaccinato all'interno proprio di questi studi clinici randomizzati, che sono gli studi autorizzativi proprio dei vaccini, verso l'efficacia sul campo, che è quella che viene chiamata effectiveness, che è una stima della protezione diretta fatta con studi sul campo, cioè dopo che il vaccino è stato autorizzato all'immissione in commercio. Di solito sono studi real world, come si dice, e sono studi che ovviamente rispetto agli studi clinici randomizzati sono passibili di alcuni, diciamo, bias, come si dice, no? Di alcune potenziali confondenti all'interno, che però comunque è possibile controllare conoscendoli. Quali sono i fattori che fondamentalmente influenzano l'efficacia vaccinale? Questo è molto importante per comprendere anche quale sia la variabilità della efficacia vaccinale da stagione a stagione. Tutti noi sappiamo che i vaccini antinfluenzali sono fortemente variabili di anno e da stagione a stagione, proprio per la loro caratteristica di driftare, quindi del drift antigenico, e questo fa sì che diano luogo a quello che noi chiamiamo mismatch, cioè il non match perfetto, cioè il non combaciare perfettamente fra il vaccino, il virus contenuto all'interno del vaccino e quello che circola nell'ambiente esterno. Quindi questo è il principale, diciamo, fattore che influenza l'efficacia vaccinale. Poi nei soggetti, diciamo, anziani, un altro fattore importante rappresentato dall'immunosenescenza, un altro fattore recentemente descritto è anche quello rappresentato dall'adattamento dei virus all'interno delle colture su uova. Quindi quando cresce sull'uovo il virus ha una, può avere delle piccole mutazioni che fanno sì che sia diverso da ciò che circola e che quindi anche da quello che è stato raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi ci sono questi tre fattori. Quello che però influenza maggiormente l'efficacia all'interno della popolazione pediatrica è sicuramente rappresentata da quello che chiamiamo mismatch, cioè dal drift antigenico, quello che le differenze fra il virus che circolano rispetto al ai virus contenuti all'interno del vaccino. Una recente revisione sistematica evidenzia un'efficacia sul campo dei vaccini antinfluenzali che è variabile non soltanto per fascia di età, non soltanto per stagione, ma anche per sottotipo virale. Come vedete da questa diapositiva, all'aumentare dell'età si osserva una riduzione dell'efficacia, soprattutto nei confronti del ceppo H3N2, AH3N2. Più o meno, diciamo, anche in generale negli anziani si osserva una risposta inferiore, tranne che nei confronti ovviamente del virus del sottotipo B, anche se poi andando a guardare gli intervalli di confidenza per queste differenze rispetto agli adulti non è che poi sono così significative. Differente invece per i bambini, dove da questa revisione sistematica si mettono in evidenza che più o meno tutti i vaccini, quindi considerando qualsiasi tipo di vaccino, si ottengono dei dati pari a 69% per il virus H1N1 pandemico, 43% per l'H3N2 e 56% per il B. Quello
che a noi aiuta soprattutto sono i dati di efficacia sul campo calcolati, quindi efficacia in real world, come vi dicevo, calcolati dal Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna, diciamo, è la nazione che ha implementato in Europa il programma più esteso di vaccinazione pediatrica negli ultimi anni. Diciamo che loro hanno fatto una graduale introduzione di diverse coorti nella popolazione pediatrica e hanno anche loro operato la scelta di vaccinare nelle scuole, per questo hanno ottenuto coperture vaccinali veramente molto importanti all'interno delle loro categorie, ma non solo, perché hanno fatto anche delle strategie diverse, ovviamente per colmare, anche perché tra i 2 e i 6 anni non è detto che tutti i bambini vadano a scuola, quindi è importante comunque garantire anche la vaccinazione da parte del pediatra, che da loro, diciamo, più il general practitioner che si occupa anche della parte pediatrica. Come potete vedere, nelle stagioni in cui c'è stato un buon match, qui ci sono le stime di efficacia sul campo del vaccino live quadrivalente nei bambini e ragazzi di età compresa fra 2 e 17 anni, trovate in basso tutte le referenze, e nelle stagioni in cui c'è stato un buon match, addirittura, e questo per un vaccino antinfluenzale, voglio dire, un risultato molto interessante, si è avuta un'efficacia sul campo pari al 90%, come nella stagione, come potete vedere qui, 2017-2018, nei confronti del virus AH1N1. Nella stagione 2019 si è passati poi ad un 87% nella stagione 2018-2019, questi sono addirittura dati ad interim, in particolare nei confronti dell'H1N1, che sappiamo essere poi quello particolarmente fastidioso nell'età pediatrica e che concorre al maggior numero anche di ricoveri in età pediatrica, perché è leggermente con una patogenicità superiore, questo lo sappiamo nei dati di sorveglianza anche dell'Istituto Superiore di Sanità. I dati del 2019-2020 le prenderei un po' con le pinze, a causa del fatto che sono dati che risentono ovviamente della circolazione del virus pandemico, il SARS-CoV-2, e quindi hanno visto una interruzione anticipata della stagione influenzale anche in Inghilterra, quindi legate anche a una scarsa numerosità del campione, come vedete un intervallo di confidenza che include un valore negativo, quindi da considerare, vedete questo meno 18, quindi da considerare con le pinze, ma appunto a causa del fatto che, come tutti sappiamo, poi c'è stata ci sono state le misure messe in atto, anche il lockdown, che hanno visto anche l'esaurirsi della diciamo epidemia anche in Inghilterra. Per quanto riguarda invece, questi sono dati che provengono dalla Germania, in particolare dalla regione della Sassonia. Qui vedete in più c'è, diciamo, il confronto fra la efficacia della vaccinazione con il vaccino quadrivalente adiuvato rispetto al vaccino trivalente coltivato su uova, perché ovviamente all'epoca, quando è stata effettuata la stima, c'era il trivalente, perché questi sono dati del 2015. Come vedete, qui addirittura hanno fatto una ulteriore stratificazione alle fasce d'età, e qua si può vedere proprio la fascia d'età 2-6 anni, che è quella target della prossima stagione in Italia, laddove l'efficacia vaccinale per tutti i virus circolanti, l'efficacia sul campo sempre, aggiustata anche qui per una serie di fattori, per il mese della malattia, il sesso e la fascia di età, è stata del 90% di nuovo, quindi molto confortante, con un intervallo di confidenza dal 20 al 99%. A fronte di un'efficacia sul campo del vaccino trivalente coltivato su uova del 21% nella stessa fascia di età. E qui, diciamo, è chiaro che magari è legato alla numerosità, quante persone sono state vaccinate, però, come dire, ci dà un'indicazione importante anche rispetto alla efficacia sul campo del vaccino vivo attenuato. Un'altra poi evidenza, che secondo me è ancora più interessante, che vi evidenzio, viene da una meta-analisi fatta su 9 studi clinici randomizzati, quindi, come vi dicevo, un'evidenza dove l'efficacia
e l'efficacia, diciamo, non sul campo, quindi non quella stimata, ma è un'efficacia reale e che viene calcolata proprio sul rischio relativo, quindi sulla reale incidenza della malattia, perché questi sono soggetti che vengono seguiti nel tempo. Ma un altro aspetto interessantissimo che emerge da questa revisione sistematica, che poi ha fatto sì che venissero date delle raccomandazioni molto importanti anche in UK e che ha delle implicazioni fondamentali per l'organizzazione della campagna, è che nell'analisi, nella meta-analisi, è stato messo in evidenza che l'efficacia del LIDE, quindi del vaccino vivo attenuato spray nasale, confrontata al placebo, quindi di una singola dose del vaccino rispetto al placebo, quindi veramente al non dare nulla a questi bambini o comunque dare un placebo, è stata del 60%, a fronte di una efficacia di una del 77% se noi completavamo il ciclo con le due dosi. E questo cosa ha determinato? Ha determinato la decisione in UK di arrivare a vaccinare con il live con una singola dose anche soggetti al di sotto dei 9 anni che non avevano mai ricevuto precedentemente un vaccino antinfluenzale. Questo è una, diciamo, ha una potenza importantissima dal punto di vista logistico dell'organizzazione, perché voi capite bene come cambia completamente anche il rapporto dei genitori nei confronti della vaccinazione dei propri figli, dove, laddove non devono ritornare dopo un mese ad effettuare la seconda dose, ma possono fare esclusivamente una singola dose e possono avere la garanzia di una protezione del 60%, che, parliamoci chiaro, per una malattia così diffusa nella popolazione pediatrica, non dimentichiamoci che i bambini, soprattutto fra i 2 e i 6 anni, sono coloro che concorrono maggiormente ai numeri delle sindromi simili influenzali che vediamo ogni anno, abbattere del 60% questo fenomeno che si verifica nell'arco di 4 settimane, perché è molto stretta la stagione, come sappiamo, dal punto di vista della sanità pubblica ha una ricaduta fondamentale, importantissima. E quindi in conclusione, in questo spero di essere rimasta nei tempi, non soltanto i vantaggi del vaccino, quindi il tipo di somministrazione spray, il minore impatto organizzativo, quindi maggiore compliance sia dei genitori che dei bambini, ma è importante il fatto che ci sia una schedula con una unica dose che è stata approvata anche a livello italiano perché è stato autorizzato con una singola dose. Non dimentichiamo l'ottima efficacia ed effectiveness che si evince dai dati pubblicati in letteratura, sia dai dati dei clinical trial, sia dai dati real world dell'effectiveness, dell'efficacia sul campo. Non dimentichiamo anche il valore e i vantaggi della vaccinazione pediatrica, che questo è qualcosa sulla quale io mi sono sempre spesa moltissimo. L'evidenza c'è, esiste. Esiste un fenomeno di herd immunity. Arrivare a diciamo, vaccinare il 40% della popolazione pediatrica ci consente, quindi neanche coperture incredibili, ci consente di abbattere anche ospedalizzazioni e mortalità nei soggetti over 65. Quindi, come dire, un aspetto molto importante, non soltanto individuale, ma anche di comunità. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie tante Caterina, tutto molto 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 utile per i pediatri che si affacciano a questa modalità operativa. L'anno scorso c'era stata questa possibilità, ne avevo parlato con Enrico, erano state ritirate dalla Regione Lazio, erano state date dallo Stato 50.000 dosi, le varie ASL ne hanno ritirate circa 9.090 se non erro, e tra i pediatri sono state somministrate soltanto 317 dosi, questo perché che aveva iniziato il calendario con l'altro tipo di vaccino che poi perché non è arrivata tardivamente. Esatto, perché sono arrivate tardi. Adesso abbiamo sentito che arriveranno per tempo e che quindi meno male, siamo contenti. Dire ai genitori non devi tornare, ma anche per il pediatra stesso, non dover organizzare la seduta per la seconda dose, guardate,
È per la puntura, se vogliamo parlare pure della ecco, puntura, ecco. Che è un incubo per tutti i pediatri. Sicuramente anche la nuova modalità di somministrazione può favorire un ulteriore incremento dell'adesione dei pediatri alla campagna vaccinale antinfluenzale. Ti ringrazio tanto, Caterina. Io darei la parola, darei la parola alla dottoressa Rosita Cipriani, che è un igienista del SISP in Puglia, che ci parlerà della loro esperienza. Se ne è già stato accennato qui da Enrico Volpe della ipotetica possibilità di spostare il setting vaccinale dal centro vaccinale o dall'ambulatorio del pediatra direttamente nelle scuole. Vediamo com'è andata la loro esperienza e poi ne parleremo con la dottoressa Spadea per quello che riguarda il Lazio. Grazie dottoressa Cipriani. Grazie buonasera, per aver accettato. Buonasera a tutti, mi sentite? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Okay. Va bene, io non ho preparato slide, questo è un argomento che naturalmente nella ASL di Taranto portiamo avanti da tanto tempo, perché lavoriamo, vacciniamo a scuola da tanto tempo. Abbiamo iniziato tantissimi anni fa, proprio anche con l'epatite B di recupero nei ragazzi delle scuole medie, quindi è una storia che ci portiamo dietro veramente da tanti anni. Vi dico soltanto poche parole per quello che può essere utile a chi vuole intraprendere questo percorso. Il percorso è abbastanza semplice, lo abbiamo anche diciamo dettagliato in dei documenti che possiamo inviare a chiunque in una specie di toll box con tutti i passaggi e i documenti già pronti anche per da presentare alle scuole, alle famiglie e quant'altro. Il percorso inizia più o meno a fine luglio o primi di settembre, nel periodo estivo, quando chiediamo alle scuole che ci comunichino gli elenchi delle classi. Le classi sono le prime medie, quindi generalmente nel mese di luglio c'è la conferma delle iscrizioni dopo, diciamo, la fine della quinta elementare, e quindi nelle scuole medie predispongono le classi prime. Quindi chiediamo l'elenco delle classi prime. La prima cosa che facciamo con i nostri operatori sanitari è verificare la situazione vaccinale dei ragazzini di ogni singola classe e preparare un consenso informato per ogni singolo bambino che deve essere vaccinato. La vaccinazione che facciamo è a scuola, facciamo l'HPV e la meningite quattro ceppi, e poi diamo contemporaneamente l'appuntamento in ambulatorio per la meningite di tipo B. Alterniamo anche a volte la meningite B quando il ragazzino ha già fatto la meningite quattro ceppi, ha già fatto la seconda dose, insomma ci regoliamo in base alla situazione vaccinale del bambino, ma questo è un lavoro che si fa a monte quando riceviamo gli elenchi appunto delle classi organizzate. Preparati questi consensi, quando apre la scuola consegniamo, divisi per classe, a ogni scuola i singoli consensi e ce li facciamo restituire nel giro di una settimana, 10 giorni, con l'adesione dei genitori. E richiesta di non è proprio un'anamnesi, perché naturalmente viene fatto con un mese di anticipo, ma chiediamo se ci sono delle patologie di base del ragazzo, perché poi quando saranno avvisati i genitori dell'accesso nella scuola per la vaccinazione, si chiederà ai genitori di contattarci quelli che ci vogliono segnalare situazioni di salute intercorse nel frattempo. Quindi diamo la disponibilità di un telefono, di una comunicazione per i genitori che ci vogliono segnalare delle situazioni acute, critiche, intercorse dopo averci firmato l'adesione alla vaccinazione. Che quindi sono bambini che probabilmente il giorno della vaccinazione poi non verranno vaccinati perché hanno dei problemi che sono venuti fuori. Sono molto pochi, però diamo naturalmente questo contatto diretto alla famiglia. Organizziamo preventivamente degli incontri nelle scuole. Sono quasi sempre un incontro per scuola che fa il nostro medico, uno dei medici che accede nelle scuole, prende in carico delle scuole, quindi in quelle scuole fa l'incontro con i genitori. Fa l'incontro con i genitori e i genitori vengono diciamo informati sulla vaccinazione che viene somministrata, sugli effetti collaterali, su tutto quello che è legato alla vaccinazione, esattamente come se un bambino accedesse in ambulatorio e si venisse a vaccinare da noi in ambulatorio. Dopo l'incontro viene più o meno fissata la data, gli viene data una data indicativa. Noi orientativamente facciamo fra l'apertura della scuola e dicembre, le vacanze di Natale, facciamo la prima HPV in tutte le scuole
A gennaio-febbraio accediamo una seconda volta col meningococco 4 ceppi e fra aprile e maggio facciamo la seconda dose HPV. Questo percorso con 3 accessi, in realtà abbiamo valutato più volte l'idea di somministrare e co-somministrare la meningite B insieme all'HPV, che si può fare tranquillamente, ma a scuola la co-somministrazione di 2 vaccini abbiamo visto che è un po' più ostica per i genitori, l'accettano di meno perché il genitore è presente se vuole essere presente, questo è specificato bene nell'avvio del percorso, ma non è indispensabile la sua presenza, cioè se il genitore per motivi di lavoro non può venire, questo è il vantaggio anche per i genitori di fare il vaccino a scuola, non è necessario che sia presente se il bambino viene vaccinato, quando il bambino viene vaccinato, se lui dà il consenso il bambino sarà vaccinato anche se non c'è il genitore. Questi sono passaggi, ripeto, molto dettagliati nella documentazione che abbiamo raccolto negli anni precedenti, che abbiamo fornito anche a tante ASL in Italia che hanno voluto, diciamo, seguire questo nostro tipo di percorso. Si conclude il percorso per quell'anno con le vaccinazioni in ambulatorio della meningite B, delle quali appunto fissiamo comunque anche la data, cioè gli diamo proprio gli appuntamenti cadenzati in modo che si possa fare tutto quello che per noi è, diciamo, il percorso vaccinale della prima media. Viene fissato poi l'appuntamento della diftotetanopertosse alla terza media e si conclude così il percorso scolastico di questo anno della prima media. Diciamo che potrebbe sembrare complicato, ma in realtà non lo è. Noi abbiamo visto che c'è un grossissimo vantaggio in termini di risparmio di tempo, perché in uno stesso giorno vacciniamo tantissimi bambini. C'è un grandissimo vantaggio in termini di coperture, perché abbiamo la possibilità di vaccinare tutta una coorte così, e anche forse dedicare un po' più di tempo laddove un genitore chiede un colloquio più particolareggiato o un percorso diverso per un bambino con delle problematiche. Ci dà la possibilità di fare anche questo, perché vengono spostati poi in ambulatorio e diciamo il tempo da dedicare in questo senso è un po' superiore rispetto a quello che potremmo dedicare se facessimo gli accessi continuamente. Devo dire che in questi giorni, ovviamente, come tutti, penso un po' in tutta Italia, stiamo pensando ovviamente ai grandi spazi, no? Per recuperare soprattutto queste corti che sono rimaste indietro, perché noi obiettivamente, io sto nell'unico ambulatorio vaccinale di vaccinazioni normali di Taranto città e in questo momento vacciniamo solo la mattina, il pomeriggio che era dedicato ai ragazzi più grandi l'abbiamo accorpato alla mattina per dedicarci il pomeriggio al Covid, quindi abbiamo praticamente una corte e mezzo in ritardo, per cui stiamo pensando un po' come tutti ai grandi spazi, probabilmente ripartiremo sfruttando gli hub, sfruttando queste situazioni di campi sportivi e di palazzetti dello sport per recuperare queste corti. Ma sicuramente il percorso scolastico, appena questa situazione, diciamo, torna un po' nella normalità, verrà tranquillamente ripreso, perché abbiamo visto questi vantaggi di cui ho parlato, sia in termini di copertura che in termini di facilità di accesso, di venire incontro alle famiglie che hanno difficoltà per quanto riguarda il lavoro ad accompagnare i bambini in ambulatorio e così via. Grazie. Grazie. Ti faccio io la domanda, ma l'antinfluenzale non avete mai pensato di effettuarla con queste modalità? No, in realtà no, l'antinfluenzale no, perché ci rivolgiamo a questa fascia di età, che è una fascia di età gestibile. Okay. In passato siamo andati alle scuole elementari a fare altri vaccini, i richiami di morbillo, rosolia, è stato molto più complicato. Non diciamo che sull'antinfluenzale no, non abbiamo provato, perché comunque non è una corte di nascita, diciamo, ancora compresa nella nostra organizzazione nazionale, no? L'influenza alla fine non viene offerta ancora e poi nella nostra realtà, adesso non so nelle altre regioni, nella nostra realtà il vaccino antinfluenzale viene tantissimo fatto nei bambini molto piccoli, quindi 0-5 anni è la fascia di età in cui viene più richiesto dai genitori ai pediatri e fatto di più dai pediatri. La fascia di età 10, 12, 14 anni, quindi scuole medie, laddove andiamo noi a scuola a vaccinare, no.
non è particolarmente richiesto. E comunque, ripeto, per il problema della cosomministrazione a scuola, che rimane comunque un po' uno scoglio, è difficile che riusciamo a fare due vaccini in una seduta, e quindi fare tre... Diventa impossibile. Non la sentiamo più. Sì, vediamo, vedo che il video è bloccato adesso. Va bene, ma penso che insomma l'intervento... ringrazio Rosita, se mi sente, per l'intervento molto interessante. Allora coinvolgo direttamente la dottoressa Spadea nella questione in essere, ossia è praticabile una soluzione per l'antinfluenzale, insomma, da noi in un contesto simile c'è questa possibilità? Allora, grazie di avermi dato la parola, di avermi invitato e di dare la possibilità di raccontarvi un pochino dell'esperienza che abbiamo messo in campo nella ASL Roma 1. Se sono brava, riesco a condividere lo schermo, giusto per raccontarvi come è andata l'esperienza della vaccinazione antinfluenzale quest'anno nella Roma 1 per quanto riguarda la collaborazione veramente preziosissima dei pediatri di libera scelta. Allora, come vedete, questa è la tabella che ho predisposto e che abbiamo inserito nella relazione finale che è stata inviata alla Regione Lazio, e qui viene un pochino schematizzata la presenza della collaborazione, dell'adesione alla campagna antinfluenzale quest'anno. Partiamo dal presupposto che l'anno scorso, nella campagna precedente, avevano contribuito 18 pediatri di libera scelta. In questa campagna vediamo che i pediatri che hanno partecipato sono stati 67, quindi è pari al 52% di tutti i pediatri presenti nella AS Roma 1. E qui li vediamo anche un po' suddivisi tra intanto i 6 distretti, che corrispondono esattamente ai 6 municipi, quindi primo municipio, secondo, terzo municipio, 13, 14 e 15° municipio. Questi sono i pediatri che hanno deciso di vaccinare nel loro studio, e questo è il numero dei pediatri che invece hanno dato la disponibilità a vaccinare nei presidi della ASL. Sono molto orgogliosa del fatto, io lavoro nel distretto 14 e in questo distretto veramente su 23 pediatri, 15 hanno aderito dando la disponibilità a venire a vaccinare nel presidio vaccinale e uno nel proprio studio. Comunque, ecco, come vedete, queste sono le coperture vaccinali, ma quali sono stati i risultati di questa? Perché uno dice, va bene, hanno dato la disponibilità, ma che risultati hanno portato? I risultati sono questi. Allora, i pediatri hanno registrato 23.812 vaccini, pari al 22.1% di tutti i vaccini registrati dai pediatri nella Regione Lazio. E come vedete è veramente molto ben bilanciata, 12.509 vaccinazioni sono state registrate negli studi dei pediatri e 11.303 negli ambulatori vaccinali. E la regione aveva previsto ad inizio campagna un'assegnazione di 32.457 dosi per i pediatri. Purtroppo questa previsione, e come ha ben spiegato prima il dottor Volpe, non ha avuto seguito perché è mancata proprio la consegna dei vaccini antinfluenzali che avremmo dovuto consegnare, in particolare proprio dei vaccini che potevamo somministrare già a partire dai 6 mesi ai 2 anni. Quest'anno la Regione Lazio, con il fatto che ha allargato l'offerta gratuita ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, in effetti ha dato una bella mano, perché questo ha sicuramente facilitato, se ahimè avessimo avuto tutte le dosi di vaccino. Come diceva prima bene la dottoressa Rizzo, a fine dicembre, il 18 dicembre, abbiamo ricevuto il vaccino spray nasale, un vaccino che, pensate un po', io stavo chiedendo alla regione dal 2012, io ero il coordinatore della campagna antinfluenzale della Roma A,
e avevo già appunto letto in letteratura dati fantastici che poi sono stati oggi riportati dalla dottoressa Rizzo dell'efficacia di questa vaccinazione, che sì, va bene, è sicuramente fatta con virus vivi, seppur attenuati, e che quindi con tutte le attenzioni per la somministrazione dei pazienti particolarmente fragili e laddove ci siano nelle donne in gravidanza, ma insomma in questa età di solito non succede, e quindi fatte salve queste eccezioni, un vaccino che sicuramente ha dimostrato di avere un'ottima efficacia e soprattutto una grande facilità di somministrazione, e l'esperienza nel Regno Unito insegna. E quindi che cosa abbiamo fatto? A fronte della consegna di questi vaccini spray, abbiamo subito attivato un corso di formazione con i pediatri, e devo dire che i pediatri hanno risposto molto con molto interesse a utilizzare questa nuova, a sperimentare questa nuova tipologia di vaccino, ed è stato hanno risposto molto bene sia i pediatri nei loro studi, ma soprattutto i pediatri nei presidi vaccinali, perché sicuramente era favorita la sperimentazione di questa nuova formula. E che cosa ho fatto? Vedendo che, insomma, come sappiamo, eravamo gli sgoccioli ormai della campagna, perché se è vero che noi sappiamo benissimo che gennaio è ancora un mese assolutamente utile per somministrare i vaccini, nella popolazione generale questo concetto non c'è. E quindi ho scritto, vi devo dire, al direttore del Dipartimento delle politiche sociali del comune di Roma, proprio di Roma Capitale, mettendo a disposizione un'equipe che andava nelle scuole per somministrare questo vaccino. Quali scuole? L'ultimo anno degli asili nido e i 3 anni della scuola materna, che erano proprio le classi che andavano a usufruire dell'offerta gratuita. E dopo una settimana mi è stato risposto che, visto il periodo e visto insomma tutti i problemi connessi al Covid, preferivano evitare situazioni di possibile rischio di creare in qualche maniera confusione nei genitori, di creare insomma un'aspettativa non ottimale. E quindi ci siamo ripromessi di ripartire con questa offerta vaccinale da ottobre. Adesso vediamo un po', certo, sicuramente proporremo alla regione un programma dettagliato di che cosa pensiamo di offrire, come pensiamo di offrirlo soprattutto, e questa collaborazione sicuramente non può fare a meno dei pediatri, ai quali chiederemo collaborazione, ma vediamo che sono assolutamente molto, molto sensibili e soprattutto anche molto curiosi di sperimentare nuovi strumenti. E quindi vediamo un po' quello che succederà. Ve lo potrò raccontare il prossimo anno, sicuramente potrò dirvi qualche cosa di più. Va bene, grazie Antonietta. Noi siamo fiduciosi, offriamo la nostra collaborazione come sempre. E soprattutto forse nelle scuole per noi diventa un pochino più complicato, però sicuramente in qualunque modalità noi possiamo coordinarci, noi ci siamo, insomma siamo disponibili. Io sono quasi le 8, ci avviamo verso la conclusione, chiedo a Roberto se vuole tirare un po' le somme in 5 minuti. Sì, benissimo, se ti ringrazio. Beh, un bellissimo webinar che ha portato una discussione soprattutto sulla vaccinazione antinfluenzale nelle fasce pediatriche, e in questo mi ricollego ad Antonietta da questo punto di vista. Noi da anni diciamo questo, soprattutto per riuscire a raggiungere la cosiddetta immunità di comunità, perché è chiaro, i bambini costituiscono per i virus influenzali, per così dire, il momento di trasmissibilità, perché vanno a scuola, rientrano a casa, eccetera, eccetera, e quindi contagiano anche i nonni. Nei paesi dove la vaccinazione antinfluenzale è stata resa obbligatoria nelle fasce pediatriche, tipo il Giappone, ciò ha portato a una riduzione netta della
mortalità nei nonni. Quindi questo aiuta moltissimo da questo punto di vista. Quindi, ma finalmente anche il nostro Ministero della Salute, dopo tanti inviti, dopo tante solleciti, si è reso conto di questo e ha raccomandato finalmente in maniera formale la vaccinazione tra 6 mesi e 6 anni. Io spero che quest'anno riusciremo a fare una grande campagna di vaccinazione anti-influenzale. Però ecco, qui bisogna richiamare l'attenzione di tutti gli attori, perché bisogna riunire le energie, utilizzare tutti i setting per riuscire finalmente anche a vaccinare tanto e tantissimo. Perché ovviamente nell'immaginario collettivo di tante persone è passato il fatto che i virus influenzali non circolano più. Questo non è assolutamente vero. Noi ci avviamo sicuramente verso una tempesta perfetta in cui ci possono essere anche ancora una circolazione del virus SARS-CoV-2 e anche una netta circolazione dei virus influenzali, soprattutto del sottotipo A, H3N2, che sicuramente è il sottotipo più aggressivo e più cattivo, soprattutto nei confronti delle fasce anziane. Quindi vaccinare tutti i target dagli over 65, dagli over 60 in poi, ma anche vaccinare tanti giovani, perché solo in questo modo, in un momento di solidarietà, io mi vaccino per se stesso, ma indirettamente proteggo la comunità. E con questo messaggio possiamo tranquillamente concludere questo webinar, molto atteso da parte dei pediatri di famiglia, e rinnovo ancora l'auspicio e l'invito, come Regione Lazio, che aderiscano massicciamente sia alla campagna di vaccinazione Covid sia alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Utilizzare comunque questi due momenti molto importanti per riuscire a tenere alto e non abbassare la guardia per quanto riguarda le coperture vaccinali nei confronti dei vaccini previsti dai nostri livelli essenziali di assistenza. Questo è un dato molto importante perché soprattutto nella fascia adolescenziale, come abbiamo già detto e ripetuto, c'è una certa disaffezione nei confronti delle vaccinazioni verso malattie importantissime, e pensiamo alle meningiti. Noi come Regione Lazio, Antonietta si ricorda, abbiamo reso gratuito il vaccino del meningococco B negli adolescenti fino a 18 anni compiuti, e questo ci aiuta moltissimo, perché è chiaro, meno barriere ci sono sulla vaccinazione, più si riesce a raggiungere le coperture. Quindi tutti insieme, tutti gli attori sul territorio, i servizi vaccinali, i dipartimenti di prevenzione, i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, tutti insieme possono collaborare per finalmente riuscire a ottenere coperture ottimali e adeguate, e soprattutto a non abbassare la guardia sulle coperture che riguardano le vaccinazioni previste dai livelli essenziali di assistenza. Ringrazio tutti i relatori e tutti gli altri. Teresa, sì, c'è cioè Antonietta che ha alzato la mano, credo voglia dire qualcosa. Vai Antonietta. Vai Antonietta. Sì, allora ci tengo a... Mi sentite? Sì. Sì. Allora ci tengo a rispondere al collega che ha chiesto alla dottoressa Cipriani: quindi in Puglia avete la vaccinazione gratuita in età preadolescenziale contro il meningococco B? Ma insomma, caro collega, ce l'abbiamo anche nel Lazio, e quindi dal 29 di luglio del 2019 che noi abbiamo la vaccinazione contro meningococco B, che viene offerta gratuitamente a partire, allora, in tutti i bambini che sono nati a partire dal 2017, e mantengono la gratuità nei primi 4 anni di vita, e in tutti i ragazzini a partire dal compimento degli 11 anni e fino ai 19 anni la vaccinazione contro meningococco B, 2 dosi, che in questo momento la gara è stata vinta da un vaccino che si somministra a distanza, le 2 dosi di 6 mesi, quindi sono offerte entrambe gratuitamente, le abbiniamo alla vaccinazione contro papillomavirus, che pure in quella fascia di età si somministra tra la prima e la seconda dose a distanza di 6 mesi, e poi sempre in quella fascia di età offriamo gratuitamente la vaccinazione contro meningococco A, C, W e Y. Quindi veramente il meningococco è coperto tutto. Prima stava anticipando il dottor Ieraci, arriverà anche il meningococco X,
scusate, e lo aspettiamo questo vaccino, ma nel frattempo ai nostri adolescenti li stiamo proteggendo molto bene. E vi prego di prendere nota, di guardare questa circolare. 29 no, collega, scusami, scusa Antonietta se ti interrompo, ma il collega è collegato dalla Liguria, quindi non è uno... Ah, dalla Liguria, ecco, ok. Ha fatto questo tipo di domanda. Immagino che tutti i colleghi del Lazio siano perfettamente a conoscenza di questa, della gratuità e della possibilità di ottenerlo facilmente. Io vi ringrazio tutti, invito i colleghi pediatri a rimanere un attimo collegati per parlare dell'accordo per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Ringrazio veramente tutti di cuore, la dottoressa Cipriani, la dottoressa Rizzo, la dottoressa Spadea, il dottor Ieraci, il dottor Volpe, che poi chiamerò per ringraziare personalmente, il professor Villani, la Fare Comunicazione e la AstraZeneca per il contributo. Buona serata e speriamo di fare un'ottima campagna vaccinale antinfluenzale a partire da ottobre. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, buonasera. Ciao. Buon lavoro. Ciao, grazie. Allora, io sono qui da sola, me la canto e me la suono, non so. Vi dico, se avete poi delle domande, non lo so, me le potete scrivere o mi telefonate, non so come fare in altro modo. Sapete tutti che ieri è stato formalizzato l'accordo integrativo regionale per l'adesione volontaria dei pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2. Volontaria che vuol dire che nessuno è obbligato a fare nulla, esattamente come è stata per la campagna vaccinale antinfluenzale. Quindi per chi riceve dalla propria ASL gli allegati con la richiesta di disponibilità, basta semplicemente non rispondere, non c'è null'altro da fare e null'altro da dire. Dottoressa, scusi, io i partecipanti adesso li sposto qui nella stanza con lei, così se vogliono possono attivare. Va bene, grazie. Ti ringrazio, Carlo, perché parlo da sola. Aspetto di vedere qualcuno, di sentire qualcuno, comunque vado avanti. Io davanti a me l'accordo, pure perché nella sua... Sono due pagine, non vi credete che abbiamo firmato chissà cosa, è molto molto semplice, poi se avete domande me le direte, me le farete. E l'adesione, com'è? Abbiamo detto che è volontaria. Dove si può fare il vaccino? Il vaccino può essere effettuato nell'ambulatorio del pediatra, sull'accordo c'è scritto che tocca alla ASL l'approvvigionamento delle dosi, nel senso che ci dovrebbe essere qualcuno che porta queste dosi presso lo studio, l'ambulatorio del pediatra, il che vi posso già anticipare che in molte ASL non accade, tanto per cominciare a livello della Roma 1. Il pediatra può vaccinare, chi decide di effettuare la vaccinazione a studio può vaccinare i propri assistiti, cominciando ovviamente dai fragili e dai cronici, e poi può anche allargare la platea ai pazienti assistiti dalla propria UCPP. L'altra possibilità, che non esclude a priori la possibilità di vaccinare a studio, è che il pediatra effettui la vaccinazione presso strutture messe a disposizione dalla ASL, che non sono necessariamente i centri vaccinali, può essere un qualunque ambulatorio sul territorio della ASL, oppure negli hub vaccinali, su quelli preesistenti, o degli hub vaccinali, come sta accadendo a livello del mio distretto, nella Roma 1, il distretto 13, diciamo una sorta di hub vaccinale creato ad hoc per gli Open Week che ci saranno, l'avete già letto tutti, la Regione ha mandato la comunicazione sul sito della Regione Lazio, già ci sono, è possibile effettuare la prenotazione su piattaforma online, quindi per chi si vaccina al lab noi non dobbiamo fare nulla se non prestare lì la nostra opera in attività clinica, cioè che prevede o la raccolta anamnestica, il certificato anamnestico o la somministrazione diretta del vaccino. Per la registrazione, la diluizione delle fiale e tutto quanto il resto ci sarà del personale ad hoc. La prenotazione dei nostri assistiti abbiamo stabilito che possa essere fatta laddove il pediatra vaccini presso il proprio studio, direttamente dal pediatra, secondo le proprie modalità e i propri tempi. Laddove la vaccinazione venga in una struttura messa a disposizione dalla ASL, e il compito del pediatra, anche diciamo quello che non aderisce affatto alla campagna vaccinale, potrebbe essere semplicemente quello
laddove l'ASL non lo sappia, di inviare l'elenco dei propri pazienti nelle coorti indicate, cioè dal 2005 al 2009. Mi direte tutti, non me lo dite perché non mi potete parlare, mi direte tutti che il pediatra ha assistiti dai 12 ai 14 anni. Come organizzazioni sindacali abbiamo dato la possibilità, laddove il pediatra decida di aderire volontariamente alla vaccinazione in strutture messe a disposizione dalla ASL, di vaccinare qualunque tipo di ragazzino tra i 12 e i 16 anni, anche non suo assistito, anche assistito dal medico di medicina generale. L'appuntamento lo prenderanno direttamente i genitori attraverso piattaforma regionale o piattaforma aziendale. Quindi non è nostro compito prenotare nessuno. Dobbiamo prenotare i nostri pazienti laddove decidiamo di fare il vaccino nel nostro ambulatorio. Ci organizziamo secondo i modi, secondo i tempi e secondo le fiale che ci vengono messe a disposizione di vaccino, perché questo è un altro piccolo limite. C'è stato anticipato, ma questa è notizia di tutti i giornali, che gli hub vaccinali saranno dismessi a partire da settembre, il che comporterebbe in automatico un aumento delle dosi a disposizione sul territorio. Un'altra cosa che c'è scritto sull'accordo, che forse non è chiaro, che si parla da qualche parte di sostituto. Non siamo obbligati ad aderire alla campagna vaccinale nemmeno tramite sostituto. Si parla di sostituto soltanto nel termine in cui io sono in ferie, cioè il mio sostituto se vuole può fare i vaccini ai miei pazienti nel mio ambulatorio. Non dobbiamo quindi incaricare nessun'altra persona di fare i vaccini al nostro posto se noi non abbiamo intenzione di aderire. Che questo pure mi sembra un'ottima notizia. Un'altra cosa che c'è scritta nell'accordo è che possiamo vaccinare oltre ai ragazzi nella popolazione target 2005-2009, possiamo vaccinare anche i fratelli o anche i genitori laddove sussistono le condizioni. Non siamo obbligati a farlo, nel senso che io liberamente vaccino il ragazzo, il mio compito finisce lì, ma se questo è un paziente fragile, se c'è un paziente di 17 anni e che nessuno vuole vaccinare, il fratello o la madre o non so che, abbiamo questa facoltà e verrà considerato come una prestazione comunque effettuata dal pediatra, fermo restando che non c'è l'obbligo a fare nulla. I ragazzini che vacciniamo come prima dose e che poi vanno in scadenza perché compiono 14 anni, li possiamo richiamare per fare la seconda dose, sempre laddove decidiamo di fare i vaccini presso l'ambulatorio pediatrico, e ci saranno conteggiati anche se formalmente non sono più nostri iscritti. Mi ero sottolineato, sulla remunerazione lo sapete, che è quella prevista per la vaccinazione antinfluenzale, che è quella scritta su un accordo nazionale, non può essere cambiata in nessun modo fin tanto che non si firma un altro accordo, di 6,16 per singola dose. Sono previsti degli incentivi laddove il pediatra vaccini presso il proprio ambulatorio, che sono pari, mi pare, a 1,50 euro come contributo straordinario di ristoro per i DP utilizzati e 2,50 euro per il contributo straordinario per la funzione organizzativa, quindi sono 4 euro che si aggiungono ai 6,16 euro. Se si raggiunge l'obiettivo di vaccinare il 60% dei propri assistiti popolazione target, c'è una remunerazione aggiuntiva di 5 euro a paziente vaccinato, per un totale mi sembra di 15 euro e qualcosa. Questo vale solo ed esclusivamente per chi effettua la vaccinazione presso il proprio ambulatorio. Per chi partecipa alla vaccinazione presso strutture messe a disposizione della ASL, remunerazione prevista, fatto salvo accordi aziendali che possono essere fatti nell'ambito di comitati aziendali, la remunerazione prevista è di 6,16 euro a dose di vaccinazione. Io mi ero sottolineata queste cose qui che potevano essere oggetto di confusione. Per quello che riguarda la disponibilità, è chiaro che l'accordo è un accordo regionale. A livello di ASL, ognuno di noi, chi decide, io faccio il mio esempio che mi viene più facile, sono stata contattata nemmeno via mail, ma telefonicamente dalla mia ASL, mi è stato chiesto: vuoi partecipare
al lab vaccinale? Ho detto ok, partecipiamo al lab vaccinale. Quando c'è? Mi hanno dato 3 date. Che turno vuoi fare? La mattina o il pomeriggio? Ho dato le mie disponibilità. Poi sei disponibile a partecipare, a fare una specie di seduta vaccinale nel centro della ASL? Ci sono questi 2 centri. Dove vuoi andare? Voglio andare a questo. Quale giorno saresti disponibile? Quest'altro. È chiaro che una disponibilità, non firmiamo un accordo che ci lega per la vita. Durante il mese d'agosto, se non ci sono, io la disponibilità non gliela do. Non ci sto io, ci sarà un altro. E viceversa a luglio o viceversa a settembre. Né che aderire alla vaccinazione nel lab vaccinale significa che io per tutto il resto della mia vita fino alla morte vado nel lab vaccinale. Tra l'altro gli Open Weeks che si faranno per gli adolescenti 12-16 anni che noi abbiamo concordato sono soltanto questi 2 o 3 a seconda di come la ASL li ha recepiti. Nella mia ASL saranno 3 e saranno altri 3 a luglio semplicemente per fare richiamo di questo gruppo di ragazzi vaccinati. Dopodiché non sono più previsti Open Week vaccinali. Credo che di essere stata chiara, ma vi vedo, vedo Giuseppe, vedo, sembra sono scordato qualcosa, ditemelo, se ci sono altre domande fatemele adesso. Perché poi sul gruppo si crea una confusione inenarrabile, ci si parla addosso e si ripetono le stesse cose e rimangono sempre gli stessi dubbi. Solo l'informazione di servizio prima degli interventi, se ci sono altri spettatori che non hanno voluto accedere, vabbè. Se volete alzare la mano potete comunque parlare. Sì, forse è meglio così, c'è un po' più di ordine. Vabbè, Giuseppe l'ho chiamato io, parla. No, io vedo pochissime persone, quindi chiamo quelle che vedo, gli altri non so, non sono voluto entrare in cosa e ce la vediamo tra di noi, non so che dire. No, volevo solo dire che appunto sono arrivati a molti di voi della Roma 2, di cui io sono operante, diciamo, sono arrivati moduli di adesione anche per sì Open Week, Weekend Junior, erano previsti appunto 3 fine settimana, a partire dal 12 e 13, poi 19 e 20 e 26 e 27. Notizie del pomeriggio, mentre seguivo, è arrivato un messaggio che praticamente il 26 e il 27 nella nostra ASL è stato tolto. Quindi abbiamo solo 2 weekend aperti per questi bambini. Infatti ci tengo a precisare, scusa Giuseppe se ti interrompo, sì, che l'accordo prevede, lasciando facoltà alle ASL di sì, decidere, sì, dalle 2 alle 4 sedute di Open Week. Quindi ovviamente ogni ASL decide come crede e anche nella disponibilità di una struttura da fornire al pediatra per vaccinare presso la struttura della ASL. Il mio distretto ha fatto la scelta, se ho ben capito, sempre che le cose non cambino, che ci sarà tutti i giorni. Altre ASL potrebbero decidere che una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni o soltanto il sabato, non so, perché è dato grande discrezionalità alle ASL, per cui anche le nostre poche chiare risposte sono legate a questo, perché l'accordo dà delle indicazioni di massimo. Poi è l'ASL che decide in base al personale che mette a disposizione. L'accordo prevederebbe la presenza di un amministrativo per registrare i vaccini. La mia ASL ha già detto che non ci sarà, quindi toccherà anche a noi registrare il vaccino e fornire il certificato di avvenuta vaccinazione. Sì, sì, infatti questo appunto lo dimostrano pure questi cambiamenti all'ultimo momento, eccetera. E pure per i centri vaccinali, sempre parlo della nostra ASL, perché ieri c'è stata una riunione col direttore generale, ha detto che non avevano ancora idea di quali centri utilizzare, dove noi potevamo offrire appunto per tutti quei colleghi che appunto non vaccinano in studio, e ovviamente metteranno a disposizione un certo numero di centri anche in base all'adesione dei colleghi, un conto che ne partecipano 5, non conto ovviamente se partecipano 40 pediatri. E anche quello, ovviamente noi sono solo 2 pediatri, la vedo dura fare tutti i giorni la vaccinazione presso la struttura dell'ASL. Se è un solo pediatra, peggio. Se già sono 10 pediatri, si può decidere che 2 per volta si può fare più di un giorno. Scusa Giuseppe, rispondo un attimo, la logistica del vaccino per coloro che vaccinano in studio, come l'avete organizzata? E di fatto è anche questa è lasciata alla discrezionalità del pediatra. Nel senso che io posso decidere di vaccinare durante l'orario di studio, io posso decidere di vaccinare il sabato, posso decidere di vaccinare la notte, niente di più, niente di meno. Per l'esperienza dei medici di medicina generale è un pochino complicata l'adesione a studio, perché devi avere la fiala del vaccino, devi garantire
le sei persone fisicamente presenti, perché non puoi far avanzare nemmeno una dose, e devi riportare, almeno questo è quello che succede nel mio distretto, alla ASL la fiala vuota, oltre ad una serie di documenti e di cose infinite. Quindi ognuno si organizza come meglio crede e ognuno sceglie l'opzione come meglio crede, non c'è nessun vincolo in nessun senso. Sulla seconda dose, che mi ha scritto Eleonora, che va fatta dopo 3 settimane, al momento non c'è stata data nessuna indicazione, per cui per noi a 3 settimane. Se dovessero decidere per motivi vari che se fa dopo 4-5 settimane ce lo comunicheranno, ma al momento i richiami sono stati previsti a distanza esattamente di 3 settimane. I bambini dal 2009 si possono vaccinare, quelli che da luglio in poi possono comunque farlo, cioè man mano che si raggiunge il 12° anno di età si può vaccinare il bambino. Di fatto la regione non ha posto limiti, nel senso che se io volessi vaccinare anche un 17enne, anche se non è mio paziente, io lo posso fare. Il vero problema è che per chi lavora nel proprio ambulatorio non ce l'ha più sul gestionale, non può mandare più l'informazione in cooperazione applicativa, mentre invece per chi lavora nell'ambulatorio ASL, ammesso che la ASL consenta questo tipo di prenotazione, è possibile vaccinare il 17enne, il 18enne, pure il 90enne ipoteticamente. L'importante è registrare il vaccino in AVR. Questo credo che sia chiaro. Quindi è vero che abbiamo le coorti tra il 2005 e il 2009, ma io posso vaccinare anche uno del 2004, anche uno del 2003, anche uno del 2000 teoricamente. Vaccinando nell'ambulatorio non è possibile, perché non posso mandare l'informazione in cooperazione applicativa, perché non c'è più sul gestionale, non è più riconosciuto come paziente dal sistema regionale. Vaccinando in ASL lo posso fare, però siccome la ASL prenoterà, immagino, questo tipo di coorti, questo discorso, fin tanto che il sistema è questo, mi sembra abbastanza difficile da riuscire a farlo, però ci hanno dato estrema libertà in questo senso. Ci sono domande, cose chiare? Lo ripeto, si parla di sostituto, ma il sostituto non vuol dire assolutamente che io, che non vaccino, devo incaricare un sostituto che mi vada a fare i vaccini. Il sostituto, il mio sostituto nel mese di agosto, se vuole vaccinare i miei pazienti allo studio, ma ad agosto penso che non troveremo manco i pazienti da vaccinare, e manco i sostituti, tra parentesi, per cui la cosa è abbastanza complessa. Sulla remunerazione più di questo non si poteva fare. Sull'adesione volontaria penso che ci siamo spese abbondantemente, non ci sono obblighi, non ci sono vincoli di nessun tipo. E non so, me l'ho sottolineata delle cose, le priorità, i colleghi. Se ci sono domande, io se mi sono dimenticata qualcosa non lo so. Però, ripeto, allora leggo le domande. Bisogna far compilare qualche modulo che dimostri che i pazienti... sì, ci sono i moduli di consenso informato che a studio bisognerà stampare, su qualcosa tipo 10 pagine, e fare firmare al paziente, oltre al fatto che in ambulatorio devi garantire, devi avere tutto il materiale che serve per eventuali effetti avversi. La bombola dell'ossigeno, deve avere l'ambo, deve avere l'adrenalina, eccetera, eccetera, e comunque devi garantire non l'assembramento, ma il fare stare lì il bambino con annesso parente, perché se trattasi di minori, almeno un quarto d'ora, 20 minuti nel tuo ambulatorio. E chi non vaccina non deve fare nulla, al massimo trasmetterà, se la ASL lo richiede, i nominativi dei propri assistiti che rientrano in queste fasce d'età che possono essere vaccinati. Ma se il sistema di prenotazione è regionale o aziendale, non serve nemmeno che noi mandiamo i nominativi. Chi non aderisce può informare i pazienti che è in atto la campagna vaccinale e che si possono prenotare secondo le modalità concordate poi a livello aziendale. Vai Giuseppe. Non ti sentiamo. C'hai l'audio chiuso? Attivo, ok. No, dicevo soltanto questo, cioè basta un genitore per il consenso.
Ragazzi, ci sono sempre i separati, i divorziati, non lo so, fate voi, dite voi, quindi questo, certo, quando quelli che vengono a studio, noi più o meno le situazioni le conosciamo quando ce le dicono, quelli che vengono a livello della ASL, vengono lì volontariamente, si prenotano loro, non so cosa rispondere a questa domanda, magari a studio di farci un pochino più di attenzione. Come i 17enni che vogliono vaccinarsi negli hub e come possono prenotarsi? Non si prenoteranno perché, perché contrariamente a quello che dice la regione, la normativa della ASL può essere diversa, saranno vaccinati dal medico di medicina generale o per fasce di età. Come funziona? La domenica 13 giugno possono... Possono prenotare quelli sopra i 16 anni dal 13 giugno su piattaforma regionale e saranno vaccinati. La domenica 13 alle ore 24, è arrivata adesso, cioè arriva da l'input. Ok, qui leggo il collega Lando Barberio che ci scrive dalla Liguria, che ringrazio tanto. Hanno detto che nel consenso ci vogliono le firme di entrambi i genitori, almeno per quello che riguarda la Liguria. Quindi se dissentono uno dall'altro non si vaccina. Diciamo che il problema più grosso secondo me riguarda la situazione di studio, che può essere uno svantaggio, ma il vantaggio è che diciamo sono situazioni piuttosto note. Quando sei nel lab vaccinale, non tocca a noi controllare se il consenso l'hanno firmato tutti e due. Quando siamo nella struttura della ASL, magari se siamo soli con l'infermiera possiamo darci un'occhiata in più. La vedo dura che tutte e due, siccome il consenso informato si firma lì, la vedo in presenza, la vedo un pochino dura che vengano tutti e due i genitori per firmarlo, però vediamo in corso d'opera quello che succede. Domande? La prenotazione per gli hub, gli open week vaccinali, parte, l'ho mandato sul gruppo, da giorno 10, l'ora non me lo ricordo, da che 18, ora? 18. Alle ore 18, collegandosi alla piattaforma regionale. E per quello che riguarda invece la prenotazione a livello degli ambulatori, diciamo così, ASL, se vogliamo chiamarli ambulatori, e questo non sappiamo ancora niente perché le varie ASL stanno raccogliendo ancora le disponibilità dei pediatri. Ripeto, sull'accordo che adesso comincia a girare, la mia ASL me l'ha inviato oggi scrivendomi addirittura bozza dell'accordo, io lo girerò a tutti quanti, chi non l'ha ricevuto, ma non c'è scritto niente di più di quello che io ho detto adesso, perché è tutto legato agli accordi, non sono accordi, diciamo, alla disponibilità da una parte dei pediatri, dall'altra dei locali da parte della ASL. Sul personale, io non so, in qualche ASL qualcuno sarà fortunato, avrà anche il personale amministrativo, almeno nel distretto 13 della Roma 1 non ci sarà nessun personale di tipo amministrativo. Laddove ci sono delle ASL che fanno degli accordi aziendali, può essere rinegoziato la questione economica, potrà essere rinegoziata in termini di accordo aziendale, altrimenti rimane quella che ci siamo detti, sono i 6,16 euro per chi vaccina presso le strutture pubbliche per singola dose, non per singola dose, non per bambino, quindi sono due dosi, i termini sono questi. Mi sembra abbastanza chiarda. Sì, poi se ci sono dei dubbi ne possiamo riparlare, però il discorso è che noi possiamo stare qui fino a domani mattina, però se non sappiamo quanti sono i pediatri disponibili, se non sappiamo l'ASL come si organizza, l'unica cosa che sappiamo è che partono gli hub vaccinali, che come vedete nella Roma 2 erano partiti che erano tre, sono già diventati due. Nella Roma 1 so che partono sabato, ma non so manco dove sarà l'hub vaccinale. Quindi so che nella Roma 2 sono quelli, uno sarà la Nuvola, vero Giuseppe, che è un hub già esistente. Dovrebbe essere la Nuvola, Sandro Pertini e Forte Guerri, Largo Prenestri, Santa Caterina. C'è anche il Bambin Gesù di San Paolo che ha chiesto il supporto dei pediatri, quindi se qualcuno vuole può andare anche lì, non so se è indicato nella richiesta di disponibilità data dalla ASL. E per quello che riguarda, non ho altre notizie, le notizie si chiariranno in corso d'opera.
Sull'effettiva partenza al di fuori degli hub negli studi pediatrici penso che possa essere più breve, perché basta mettersi d'accordo a seconda della ASL, andare a ritirare il vaccino e informare i pazienti. Per quello che riguarda le strutture ASL non so che dirvi, ma immagino che la volontà sia di sbrigarsi e di cominciare non più tardi della fine della prossima settimana. Devo anche dire che non c'è un obiettivo, nel senso che ci è stato detto in sede di comitato regionale che non è che noi abbiamo l'obiettivo di vaccinarli tutti da qui all'inizio della scuola. Ci è stato detto, non c'è scritto nessuna data. Detto ciò, ognuno di noi si regola come ritiene più opportuno. Anche sulle disponibilità delle dosi di vaccini presso l'ambulatorio del pediatra sul territorio, c'è stato chiaramente detto che le dosi sono poche, ma già lo sapevamo dall'esperienza dei medici di medicina generale. I medici di medicina generale lo sanno il giorno prima per il giorno dopo, se hanno a disposizione una fiala, vale a dire 6 dosi di vaccino Pfizer, e quando hanno l'AstraZeneca 10 dosi di vaccini AstraZeneca. Alla luce di queste informazioni è chiaro che se io scrivo, mando l'adesione, che lo voglio fare nella ASL e poi lo voglio fare anche nel centro vaccinale, posso cominciare a fare al centro vaccinale, come ad esempio farò io, e lasciare la mia disponibilità nella ASL eventualmente a ipotetici tempi futuri migliori. Ci andiamo alla cena? Non mi sembra che ci siano altre domande. Mi senti? Sono Giusi. Sì, ciao Giusi, dimmi. A me non so se perché sono provvisore, ma non mi è arrivata nessuna mail dalla ASL Roma 2. Mi devo informare, oppure io in quanto provvisoria non rientro? No, noi abbiamo scritto sull'accordo che possono essere anche i medici provvisori, anche okay, con incarico provvisorio, è previsto dall'accordo. Se saranno semplicemente salutati. Ok, allora domani sollecito, dai. Ok. Possono effettuare la vaccinazione anti-Covid anche i medici titolari di incarico provvisorio a tempo determinato, così anche i sostituti nostri durante l'estate o domani, dopodomani, nel periodo di vaccinazione, se uno trova il sostituto che si vuole impegnare, se uno non lo trova semplicemente quel giorno non si farà perché il medico non c'è, sembra che aderisca alla campagna vaccinale. Ci sarà stata una dimenticanza allora. E immagino di sì, conoscendo le ASL. Se mi giri intanto la tua mail, intanto te lo anticipo io. Va bene, grazie. Te la mando via WhatsApp, adesso, grazie. Ciao. Se non ci sono ulteriori cose, chiudiamo qui. Grazie per aver partecipato. Vabbè, non avete commentato, ma io spero che la campagna vaccinale anti-influenzale proceda a grandi passi, favorita dall'utilizzo di uno spray nasale che ci libera dall'incubo di pungere questi ragazzini così piccoli come minimo due volte in breve tempo, e quindi che questo garantisca una migliore adesione, una maggiore copertura, una maggiore disponibilità anche da parte dei pediatri. Buona serata a tutti. No, volevo semplicemente ringraziarti, Teresa, perché non so quante persone sono rimaste, però forse non tutti si rendono conto della fatica che fai in queste riunioni. Ieri è stata una giornata infernale con l'assessore. Grazie a voi, spero di arrivare alla fine dell'anno. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao. Grazie.